Ciao, mi chiamo Samuele Di Brisco, sono un ragazzo di Napoli, precisamente dei quartieri spagnoli. Ho 16 anni, che compierò a breve, a dicembre. Sto nella comunità cooperativa Scena Rapportici ormai già da un anno. Il progetto è il primo per adesso, il progetto che ho partecipato è Outsiders. Questo progetto mi è servito perché ho condiviso il tetto con altre persone, con altra gente di 8 paesi diversi. Abbiamo affrontato temi piacevoli, a volte anche pesanti, ma è stata una bella esperienza. Abbiamo trascorso bei momenti insieme, temi piacevoli, a volte anche pesanti, ma tutto sommato piacevoli. Abbiamo trascorso dei momenti di gruppo, per esempio la colazione, il pranzo, la cena. Abbiamo parlato soprattutto delle loro attività nei loro paesi, delle loro abitudini, delle loro culture. È stato molto interessante. La prima emozione è stata guardare negli occhi persone gay, lesbiche e trans. È una cosa che non capita sempre. È stata una cosa pesante, ma comunque conosci la realtà, un'altra realtà che non se ne parla tanto, quindi l'esperienza più bella è stata quella di descrivere la nostra vita. Dovevamo rapportare su un foglio tutto quello che avevamo fatto nell'infanzia, quando eravamo più piccoli, nell'adolescenza, la famiglia e cose, e dovevamo comunque descrivere la nostra vita. È stata un'esperienza che mi è piaciuta di più in questa settimana, perché è stata pesante, sì, ma comunque mi sono svuotato e tutto bello. Il momento più brutto, dei pochi momenti brutti, è stato quello soprattutto la difficoltà di parlare inglese all'inizio, quando ci siamo conosciuti, quando ci dovevamo integrare come gruppo. Non sapevo parlare tanto inglese, ma me la sono cavata anche abbastanza bene, quindi riuscivo a capire cosa volevano e io ho fatto capire cosa volevano. Lo consiglio, certo che lo consiglio, perché è un progetto. I progetti Erasmus sono quei progetti in cui vieni a sapere realtà diverse, vieni a conoscere realtà diverse, gente diversa, di altre nazioni, di altri paesi, con altre culture e altre mentalità. Quindi è una cosa molto bella e consiglio. Perfetto.